più di 70 anni gli scienziati di tutto il mondo stavano dando loro la caccia, senza successo. Ma ora le primule rosse dell'astronomia, ovvero le onde di Alvin, sono state finalmente individuate nell'atmosfera del nostro Sole. A raccontarci la scoperta è Marco Stangalini, astronomo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a Roma e membro del gruppo internazionale di ricerca che ha identificato per la prima volta le onde di Alvin. Le onde di Alvin sono delle onde di torsione dei tubi di flusso magnetici. Un tubo di flusso magnetico possiamo immaginarlo schematicamente come un insieme di elastici, proprio perché le linee di campo magnetico sono in qualche modo degli elastici, perché hanno una loro elasticità, e queste onde di Alvin sono delle onde di torsione di questi tubi di flusso, come vediamo in questa animazione, che si propagano lungo il tubo di flusso stesso, trasportando una grande quantità di energia. Le onde di Alvin sono state teorizzate per la prima volta appunto dal grande fisico svedese Alvin nel 1942 e presto riconosciute come un elemento molto importante della fisica dei plasmi proprio per il potenziale numero di applicazioni. E proprio per questo lo stesso fisico Alvin ha ricevuto il premio Nobel nel 1970. Noi presentiamo per la prima volta dei risultati osservativi in cui si mostra una prima evidenza diretta della loro presenza, quindi vediamo in modo diretto questa oscillazione torsionale dei tubi di flusso nella cromosfera solare, che è appunto una manifestazione diretta della loro presenza. Siamo arrivati a questa scoperta grazie alla qualità delle immagini attualmente disponibili dai moderni telescopi solari. In questo caso abbiamo utilizzato il telescopio solare svedese che è a La Palma, alle Isole Canarie, e che ha una risoluzione spaziale dell'ordine dei 150-200 km nell'atmosfera solare, e quindi permette di risolvere i più piccoli dettagli legati alla presenza di questi tubi di flusso magnetici nell'atmosfera stessa, e che quindi grazie a questa alta risoluzione ci permette di andare a osservare direttamente i processi fisici legati alla fisica del plasma nell'atmosfera solare.